mondo del calcio è stato scosso dalla morte di George Baldock, 31 anni, difensore del Panathinaikos e della nazionale greca, trovato senza vita nella piscina della sua abitazione a Glyfada, nel sud di Atene. Le circostanze della sua morte rimangono ancora avvolte nel mistero, e gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le cause del decesso. La comunità calcistica ha reagito con profondo dolore e incredulità. Il ritrovamento e le indagini. Secondo le prime ricostruzioni riportate da diverse fonti, tra cui la Gazzetta dello Sport, il corpo di Baldock è stato trovato dal proprietario della villa in cui viveva il calciatore. La moglie di Baldock, che si trovava all'estero, non era riuscita a mettersi in contatto con lui per tutta la giornata, e preoccupata, aveva chiesto al proprietario di verificare cosa stesse succedendo. Entrando nella villa, l'uomo ha trovato Baldock privo di vita nella piscina. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per il giocatore non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora cercando di capire cosa abbia causato il decesso, mentre la Grecia ha chiesto alla UEFA di poter disputare le prossime partite di Nations League con il lutto al braccio, in segno di rispetto per la tragica perdita. L'annuncio della Federazione Greca. La Federazione Greca di Calcio ha espresso il suo cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, affermando: l'intera famiglia calcistica della Super League esprime il suo profondo dolore per la prematura perdita del difensore del Panathinaikos e della nostra nazionale, George Baldock, ed estende le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Baldock, 31 anni. Era considerato un elemento chiave della squadra e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel club e tra i tifosi. Il trasferimento al Panathinaikos e il passato in Premier League. George Baldock si era trasferito al Panathinaikos la scorsa estate, dopo aver militato per 7 anni nello Sheffield United, con cui ha giocato più di 200 partite. Durante il suo periodo in Inghilterra, Baldock ha disputato 3 stagioni in Premier League. Nel 2022, ha ricevuto la cittadinanza greca e ha iniziato a giocare per la nazionale ellenica, collezionando 12 presenze. Tuttavia, non era stato convocato per la partita di Nations League contro l'Inghilterra,